modello che vuole sottolineare l'importanza di una casa di comunità che sia anche un esempio di bellezza e quindi che possa, attraverso anche questa integrazione tra il verde e l'edificio stesso, possa garantire un accesso che sia anche legato alla, al benessere delle persone, ecco, non solo al fatto dell'importantissimo e prioritario della cura, ma mettere le persone anche in condizione di vivere un'esperienza come quella della casa di comunità anche in un modo bello, ecco. Questa casa di comunità è una casa di comunità molto speciale perché ha un numero di servizi estremamente ampio, che sono i normali servizi, quindi i medici di medicina generale, gli infermieri di famiglia, i servizi di ambulatori specialistici, la scelta e revoca del medico, i servizi di telemedicina, ma anche dei servizi particolari, i consultori, quindi con una forte integrazione con le politiche assistenziali, ma anche dei servizi molto particolari legati per esempio alla neuropsichiatria infantile adolescenziale, a un centro psicologico, a un nucleo operativo per l'alcolismo, quindi è una casa di comunità molto ricca di servizi, addirittura con 15 letti di degenza. È sicuramente un progetto che ci ispirerà anche altri progetti di costruzione delle nuove case di comunità, quindi questo è il primo progetto che insieme all'architetto Boeri e con il Politecnico abbiamo pensato proprio per rendere queste nostre case di comunità delle case che siano davvero vissute come accoglienti. Sapete che diciamo, tutta l'attività di potenziamento del territorio ci ha visti molto impegnati come SST del Garda, siamo partiti da Leno che è sia casa della comunità sia ospedale della comunità, poi abbiamo aperto l'ospedale di comunità a Prevalle e apriremo entro la fine dell'anno la casa della comunità a Nozza per tutta la parte valsabbina e quindi direi che stiamo procedendo spediti. Oggi una giornata molto importante perché sicuramente l'area di Salò aveva bisogno di un progetto modello, di un progetto pilota importante dal punto di vista proprio anche del contesto nel quale si trova Salò e anche perché va a racchiudere servizi che in questo momento sono anche dispersi sul territorio. Quindi l'importanza di questa casa della comunità, che ha anche una potenzialità da ospedale della comunità, è proprio quella di andare a racchiudere servizi che in questo momento sono addirittura dispersi su tre sedi, perché c'è l'ospedale vecchio di Salò, c'è la sede di Via Fantoni dove ci sono tutti i servizi territoriali e poi c'è anche tutta la parte delle dipendenze che in questo momento è a Prevalle. Tempi, noi sì, li abbiamo assolutamente rispettati, sapete che sono 48 mesi dal momento in cui entravamo in possesso del suolo, la concessione del suolo è stata fatta a fine dicembre 2021 e quindi adesso ci sono più o meno 36 mesi per poter attivare le fasi di progettazione definitiva, esecutiva e avviare i lavori. C'è il rapporto col verde, è un rapporto diciamo che abbiamo curato in modo particolare. Già il sito è un sito dove c'è una presenza importante di verde, di alberi che abbiamo come dire, rispettato e i pochi che vengono tolti vengono poi rimessi, anzi in un numero assai maggiore. La facciata verde è una facciata che permette da qualunque punto si guardi fuori verso l'esterno di avere la presenza delle foglie filtrate, dei rami che noi crediamo sia un elemento di grande qualità. E la corte verde interna è uno spazio abitabile di calma, di protezione, di meditazione in mezzo al verde. Quindi è una cosa per noi molto importante.